8 sono i top chef ospiti qui di A Porte Aperte. Abbiamo al volo, perché deve andare a fare subito il suo cooking show, Franco Pepe. Franco, un grande piacere ritrovarti, sempre perfetto da professore di educazione fisica. La pizza, secondo la tua maniera, si vede che fa veramente bene. Sì, stiamo facendo un grande lavoro su questo prodotto, un prodotto che è così popolare, però oggi c'è stata una grande evoluzione. Un'evoluzione, parliamo della pizza a forno, ma oggi porto qui un prodotto fantastico, la pizza fritta. La pizza fritta, è vero, perché nella tradizione napoletana il fritto è proprio nel DNA, potremmo dire, quindi un fritto diverso però. Sì, un fritto diverso. Diciamo che viene collocata la pizza napoletana appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, però ci sono tracce del Cinquecento che si faceva questa pizza fritta con un po' di miele sopra, e quindi perché non lavorare su questa proposta? Sai perché? Il discorso è che a volte le persone rifiutavano la proposta del fritto, perché il fritto è sempre abbinato a un qualcosa che possa far male, che se non fatto bene, quindi c'è da parte del cliente un po' di incertezza nella richiesta del fritto. È stato molto demonizzato il fritto negli ultimi decenni, per poi invece ritrovare una sua dignità storica. Non solo. Certo, io da quando poi mi sono incontrato con l'Italia, che ha fatto un grande lavoro di ricerca, come io l'ho fatto sugli impasti, questa fantastica azienda ha fatto una grande ricerca sugli oli da poter utilizzare per il fritto, e quindi lavorare con degli oli altoleici che ci danno la possibilità, attraverso degli antiossidanti aggiunti, estratto di rosmarino e vitamina E, di lavorare un fritto sicuro. E quindi noi diamo una certezza al cliente. Perché? Perché la termoossidificazione dell'olio avviene con molto ritardo, essendoci la presenza di questi antiossidanti all'interno degli oli, e quindi ci permettono di lavorare a delle temperature un po' più alte del normale, avendo una frittura molto sicura. Ecco, oltre a una frittura sicura, che significa benessere, però non viene meno, anzi, la leggerezza e al tempo stesso anche i profumi che l'olio appunto perché l'olio deve avere. Certo, l'olio non si scompone, non c'è quel cattivo odore di rancido, insomma, sai che è bruttissimo avere una percezione di una frittura fatta male. Invece io ti dico che nel mio locale, che prima era difficile proporre un fritto, oggi ho lavorato sul gusto, loro mi hanno dato la possibilità di utilizzare degli oli giusti, e oggi la richiesta del fritto nel mio locale è pari al 40% della richiesta del menù. E quindi, poi ci sono dei detti appunto che abbinano al fritto la massima piacevolezza, ed è giusto che sia così. È un grande impegno quello che è stato portato avanti, proprio come tu hai detto prima, per gli impasti, per poter trovare nella nostra cucina l'armonia fra i sapori, i gusti e al tempo stesso la salute. Certo, perché tra l'altro voglio dire, friggere con Olitalia significa avere un prodotto che ti permette di riproporre al palato il gusto che tu vuoi portare attraverso gli ingredienti che tu metti sulla pizza. Io infatti ho lavorato su un gusto diverso, sai, venire in Campania era l'offerta pizza fritta era il classico calzone con ricotta e cigolo, oppure la montanara. Io oggi porterò qua un assoluto di fritto, significa un percorso. Ecco, cosa significa? Perfezione. Assoluto di fritto significa un percorso abbastanza lungo, cioè ho lavorato molto sull'approccio al gusto, e quindi voglio dire, diversificare dal salato al dolce è una cosa fantastica. Infatti penso che vengono da me, c'è il sommelier che fa gli abbinamenti, e le persone mi chiedono questo menù assoluto di fritto, fanno un assaggio, una degustazione di assaggi di fritto fino al dolce. Quasi quasi io scappo e vengo al cooking show invece di stare qui. Senti Franco, vogliamo parlare un attimo invece della pizza senza elettricità, impasto senza elettricità. Che cosa significa? Che è un po' anche la tua filosofia, no? No, guarda, tra l'altro io voglio collocare pure il ricordo a proposito del fritto, e ricordo pure un grande amico, c'è una manifestazione che si chiama Fuoco. Oggi questa manifestazione, dove ti danno a disposizione solo il fuoco per esprimerti. Io ho fatto la pizza fritta
insieme al grande ricordo amico che da una settimana l'abbiamo perso, il grande pasticciere Alfonso Pepe, e ci siamo suddivisi un braciere per fare lui delle frittelle fritte dolce e invece una pizza fritta. Quindi voglio dire, a volte con un impasto fatto a mano, a volte c'è un processo di produzione che si può pure evitare di avere la tecnologia a disposizione. E quindi con un po' di olio buono e con un po' un impasto fatto a mano con il fuoco abbiamo realizzato una manifestazione fantastica sul lago di Garda. Senti, invece la pizza, così come la concepisci tu, abbinata anche alla frutta, è stato un qualche cosa di particolare, la crisommola. Certo, e questo è un fritto che, diciamo, uno dei fritti più gettonati da Pepe Incrani, per più richiesti, perché qui ho voluto ridare dignità a un frutto del Vesuvio, che è la bicocca del Vesuvio, e l'idea mi è venuta nel riproporla la confettura su un impasto fritto con una ricotta di bufala corretta al limone, con polvere di oliva cazzano, una fogliolina di menta e nocciole di Giffoni tostate al forno. Quindi voglio dire, è un dolce che viene richiesto, è richiestissimo a fine percorso di degustazione. Senti, dove la pizza ci porterà? Ci ha già portato tanto, no? In tutto il mondo siamo, ma dove ci porterà ancora? Allora, la pizza oggi, o dove ti porterà? Rispetto a 10-20 anni fa si è collocato a un settore proprio della ristorazione molto importante, perché non è più un prodotto popolare, ma oggi riusciamo a dialogare pure con l'alta cucina, con gli chef, e quindi il livello è salito tantissimo. C'è tanta ricerca sul come fare pizza, sul come manipolare e trasformare la materia prima, e quindi l'evoluzione, come vedi con gli oli, c'è una rivoluzione sugli oli, sulle farine, sugli impasti. Io penso che si continuerà ancora per migliorare questo prodotto, sicuramente. Senti, l'umiltà è una grande dote, e per te che cosa significa? L'umiltà significa svegliarsi la mattina, non sentirsi mai arrivato, e cercare di elaborare, di studiare e di ricercare affinché tu puoi dare un prodotto sempre più sicuro ai clienti, perché oggi non è tanto l'approccio al gusto, ma noi stiamo spostando l'asse un po' dal buono al sano. Ho presentato il menù funzionale con la mia nutrizionista, biologa nutrizionista dottoressa Michelina Petrazzoli, di grande interesse dell'università, quindi è oggetto di studio questa proposta nuova sulla pizza, un menù funzionale sulla pizza. Quindi a tutta pizza, e bisogna mettersi in lista per arrivare da te. Ma non è vero, basta prenotare in tempo. Dai. Allora, ciao. Prenotiamo in tempo. Intanto, beati chi potrà assistere al tuo cooking show. Grazie Franco. Grazie a te. E viva. Ci vediamo a Firenze. A Firenze, non solo. Grazie.